Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, ha organizzato un Open Day coinvolgendo le ginecologie, le oncologie ginecologiche degli ospedali del network Bollini Rosa in tutti gli ospedali nazionali aderenti al progetto, quindi anche Pescara. Sono stati offerti servizi gratuiti, clinico-diagnostici e informativi come visite, consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e infopoint. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione per quanto riguarda in particolare il tumore di utero e ovaie. L'iniziativa è stata condotta con la preziosa collaborazione dell'associazione Adricesta Onlus e la presidente Carla Panzino, il dottor Franco Pellegrini, coordinatore del progetto. Abbiamo un'ottima risposta della popolazione dell'utenza che ha aderito bene a questa iniziativa, sottolineando la necessità e il bisogno di un accesso diretto agli screening e una grande sensibilità alla prevenzione. Questa giornata si inserisce nell'ambito di una giornata nazionale che prevede l'erogazione di prestazioni quali il tumore ovarico per la prevenzione del tumore ovarico, quali ecografia e visita. Il direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia, il dottor Maurizio Rosati. C'è ancora da fare perché noi assicuriamo delle cure di qualità, però tutto il percorso, in questo caso oncologico, deve essere snellito, potendo far accedere le donne a esami diagnostici in tempi utili per poterle poi operare. Avere a disposizione più sale operatorie naturalmente permette non solo di abbattere ulteriormente le liste d'attesa, ma anche di esportare fuori ASL tutte le tecniche che noi facciamo. Beh, in particolare noi siamo l'unico centro in Italia, ma per questa tecnica è l'unico centro al mondo che fa la laparoscopia senza anestesia. Questo naturalmente richiama pazienti dall'Italia ma anche dall'estero. Professore, iniziative sociali ne fate? Sì, nel campo dell'ostetricia, come ho detto, abbiamo organizzato il percorso nascita. Vogliamo realizzare qualcosa sapendo che c'è un'unità operativa semplice dipartimentale sul territorio di ginecologia sociale che attualmente non è ricoperta come responsabilità da nessun ginecologo. Per poterla utilizzare sempre a fini sociali, per poter avere un'integrazione ospedale-territorio, anche da quel punto di vista, in particolare per la tematica della menopausa. Prezioso il contributo dell'associazione Adricesta Onlus con la presidente Carla Panzino. Ed è giusto e assolutamente necessario che anche la Regione si faccia carico di questo impegno, insieme alla nostra, a tutte le ASL regionali, e che possano ripetersi queste giornate di prevenzione oncologica su tutto il territorio. E speriamo entro la metà di luglio di poter avere un incontro per poter poi illustrare la progettazione che la Adricesta comunque spingerà con il proprio volontariato. A toccare con mano e a sottoporsi allo screening l'assessore comunale Maria Rita Paoni Saccone. È importantissima la prevenzione oncologica e io sono qui oggi proprio per testimoniare questo.